Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Vi è piaciuto il titolo clickbait? Questa volta ho provato così. Allora, non vi voglio spaventare. Se avete una serra, magari di quelle autocostruite come la mia, che dispongono solo di una finestra, potreste avere questo problema qui. La muffa. Non solo sui vasi, ovviamente, ma anche sulle insalate e sulle altre colture. Ora, qui non la vedete più perché ora vi spiego come ho fatto per eliminarla. Ci sono alcuni aspetti da valutare per quanto riguardano alcuni problemi, alcune problematiche che possono insorgere all'interno di una serra. Io qui ho fatto soltanto una finestra, come vedete, come vi ho fatto vedere nell'altro video. Non c'è una corrente d'aria perché qui è tutto chiuso. E questo è un problema, infatti qui dovrò fare poi un'altra finestra per dare un minimo di corrente d'aria. Perché qual è il problema? Il problema è, guardate se riuscite a vederlo, l'umidità che si forma sul soffitto. Poi gocciola, crea un ambiente molto umido e il problema a cui andiamo incontro è questa, è la muffa. Ora, questa la tolgo facilmente, è una pacciamatura superiore, come vi ho fatto vedere nell'altro video, fatta con foglie secche. Tolgo la copertura, do una smossa alla terra, metto la pacciamatura nuova e ho risolto il problema. Il problema si era posto anche in questi vasi qua, che adesso non c'è più perché nel frattempo ho risolto, per questo ve ne posso parlare. Avevo una patina di muffa su tutto il terreno e anche qui avevo una patina di muffa lungo tutto tra le piantine di insalata. In alcune zone no, in alcune zone sì. In questa parte era molto colpita, probabilmente perché qui ci ristagna molto, molto l'umidità. Come ho risolto? I metodi sono abbastanza intuitivi, però ho voluto metterli alla prova lo stesso prima di darvi un parere, insomma, un parere mio. Intanto quella finestra la lascio sempre socchiusa, così c'è un minimo di l'umidità che se ne va. Di giorno questa tenda la lascio aperta per un paio di ore al giorno, non di più, perché sennò il calore non mi si forma all'interno. La lascio aperta, ho messo un gancetto, 1-2 ore al giorno. La muffa che avevo su questo terreno qui ho smosso con la paletta, ho tolto la parte superficiale, roba di 1 centimetro di terra, e ho lasciato tutto così. Qui invece non ho fatto nulla perché volevo fare un'altra prova, vedete, forse qua vedete ancora un attimino, questa è un pochino più chiara, c'è ancora qualche traccia di muffa. Qui ho semplicemente messo in pratica un'altra cosa, ho dato meno acqua, non ce n'è bisogno perché è molto umido, io esageravo con l'irrigazione, ho dato molta meno acqua, quindi invece che darla una volta ogni 2-3 giorni, l'ho data una volta ogni 7, 8, 10 giorni, mi regolavo un po' col terreno. Questo è ancora umido, è una settimana che non irrigo. E quindi con questi due o tre sistemi ho praticamente risolto. Quindi ho tolto la parte superficiale del terreno che aveva la muffa e l'ho buttata via. Non ho messo altro. Tengo quella sempre aperta. 2 ore al giorno tengo la tenda aperta con il suo gancetto e ho ridotto drasticamente le irrigazioni. Con questi tre accorgimenti ho risolto il problema della muffa, non ce n'è più. Infatti altri vasi come questi non sono stati colpiti. Bene, questo video lo chiuderei qui e spero che il mio consiglio, il mio parere sulla gestione interna dell'umidità vi sia stato utile. Qui sarebbe da fare un bellissimo lavoro che è quello di mettere due ventole in aspirazione qui, quelle dei computer da 120, due ventole in uscita lì in estrazione, fare una corrente d'aria continua e ce n'è da fare qui, ragazzi, però piano piano. Le idee ci sono, manca il tempo purtroppo. Quello è il problema di fondo della gestione della campagna, dal mio punto di vista. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e spero che questo video appunto vi abbia dato qualche spunto interessante. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su, se non vi è piaciuto mettetelo in giù, va bene lo stesso. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.